Come sempre. Forza Morsi. Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392 4632 539. Amici e amiche di nocerinalive.it, buonasera, buon giovedì 4 aprile 2024. Benvenuti alla 27esima puntata di Nocerinissima Live, lo storico programma della Nocerina in chiave live. Ricordiamo quest'anno stagione itinerante, sì, ma abbiamo deciso questa sera di tornare un po' alle origini, a quello che era Nocerinissima Live nel brutto triennio 2020-2023, diciamo 2023 in parte. Ovvero non brutto perché conduceva Marco, per carità, anche perché quest'anno sono io che lo sostituisco, il titolare è sempre lui, brutto perché c'era il Covid, c'erano le restrizioni, quindi si faceva da casa, e questa sera abbiamo un po' deciso di tornare alle origini, faremo un po' di puntate particolari in queste serate, diciamo, questa è una delle tante. Ovviamente si farà da casa, ma gli ospiti e i contenuti non mancheranno, c'è tanto di cui parlare, dobbiamo recuperare anche ciò che noi abbiamo detto lunedì scorso perché era Pasquetta, molti di noi come voi che ci state seguendo eravate comunque a mangiare il casatiello, il salame e via dicendo, quindi un po' di tradizione che deve sempre rimanere. Ovviamente ricordo che potete seguirci e ringraziamo chi già lo sta facendo su Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Su Twitch torneremo poi più in là, per ora siamo un po' fermati con la piattaforma Viola, però prima di andare avanti voglio ovviamente, oltre che ringraziare il nostro nostro sponsor tecnico, ovvero Magma, che anche quest'anno ci veste, voglio ringraziare dalla regia Peppe Davino. Buonasera Peppe. Buonasera, buonasera a tutti. Ovviamente non ringraziamo questa sera il cameraman, perché ognuno è cameraman di se stesso, anche se io sto usando la telecamera della trasmissione, quindi diciamo rimaniamo comunque in tema nocerinissima, ma andiamo subito a salutare gli ospiti. In ordine di non di importanza ma di presenza in trasmissione abbiamo il nostro ospite fisso di ogni giovedì, Marco Botta. Buonasera Marco e grazie sempre per essere con noi. Buonasera a voi, grazie a tutti voi, sempre Nocerina Live, e a tutti quanti che ci seguono, grazie a voi. Questa sera versione un po' casalinga, ma come sempre Marco Botta c'è. Grazie. Ovviamente ringraziamo anche l'ospite fisso del lunedì che questa sera l'abbiamo trasferito al giovedì e la casualità ha voluto che ci fossero le condizioni per farlo essere qui con noi direttamente da Nocera Superiore, anche se in realtà è un casale puzzana, mettiamola così, Doc, il mio paesano, Felice Vicidomini. Buonasera Cat. Buonasera, buonasera a tutti e grazie. Ovviamente sono fiero ed orgoglioso di essere originario del Casale del Pozzo. Esattamente, della numerosa famiglia Re Campano, specifichiamo. Facciamo anche un po' di storia nocerina. Ovviamente non sono impazzito, Cat è il soprannome, quindi non è che gli ho cambiato nome. Allora, c'è tanto di cui parlare questa sera, ringraziamo anche gli sponsor che state vedendo nel banner in basso alla mia destra, voi che guardate penso che sarà alla vostra destra, sì, sempre alla vostra destra, quindi non è specchiato, quindi va bene così. Ovviamente ringraziamo anche loro, ringraziamo il nostro sponsor tecnico. Ricordo che potete seguirci su Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Tanto di cui parlare questa sera, iniziamo a parlare un po' della partita di giovedì, che questa giornata, l'ultima giornata si è giocata appunto di giovedì, siamo praticamente alle battute finali, mancano 5 gare alla fine. La 28esima si è giocata giovedì a Roma, Nocerina che si è ben imposta contro una Romana che ha fatto la sua partita. Alla fine sono un po' saltati i nervi a mister D'Antoni, che infatti non ha nemmeno rilasciato interviste, perché qualche tifoso, devo dire la verità, in maniera molto democratica, molto pacifica, a mister si poteva fare qualcosa in più, si poteva fare questo e quello. Il mister gli è partita un po' la brocca e non ci ha nemmeno concesso l'intervista. Parto da Marco Botta. Marco, che nocerina hai visto? Poi dopo andiamo a vedere anche gli highlights e a leggere i risultati e classifica. Che nocerina hai visto in quello di Sette Bagni?
Ha visto, sto togliendo i primi 5-10 minuti di assestamento al campo che tu eri dal vivo, il campo forse non era in perfette condizioni, né? Bette sintetica forse molto retro, era una nocerina convinta come quella come contro il San Marzano, una nocerina che nelle ultime due partite è super convinte dei suoi mezzi, con giocate, belle giocate, e comunque ha dimostrato un'altra volta contro una squadra, comunque una delle squadre più forti, che comunque gioca un bel calcio, la Romana, di la Nocerina è stata forte come sempre, e come negli ultimi periodi forte, e ci stiamo divertendo, perché poi cinica nelle occasioni che può avere, poi con le giocate belle, una nocerina convinta in se stessa, veramente convinta, pure essendo su un campo, ripeto, tu vedendola dal vivo ancora meglio, un campo forse erbetta di qualche, le prime erbette sintetiche, guarda, perché si vedeva, guarda, che il pallone saltava. Ti dico solo questo. Perciò comunque ripeto, una nocerina super convinta nella scia della partita con lo San Marzano, e penso che da adesso alla fine ci continueremo a divertire, perché l'abbiamo detto più di una volta, il mister ha fatto gruppo, e poi quando si vince, vincere aiuta a vincere, la squadra è convinta nei propri mezzi. Vabbè, è inutile sottolineare i singoli, ripeto, un grandissimo Citarella, come avevo detto già con la partita contro il San Marzano, con quella finezza sul secondo gol che lasciò la palla a Guida, e domenica ha fatto un euro gol, è stato sempre presente nell'area di rigore, e devo dire che Citarella in tutte le partite forse è l'uomo che aggredisce più l'area, abbiamo un'arma in più in avanti che gli avversari. Comunque ripeto, una nocerina super convinta di tutto, nel gioco, nei propri mezzi, eppure quando entrano gli altri si vede che la squadra è tutt'uno. Eh sì, questo che... sì, 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 scusami Marco, no, se stavi continuando dici, sì, scusami. Sì. No, vabbè, purtroppo, anzi, quando il gruppo è coeso, la squadra è convinta, ripeto, dei propri mezzi, uno pure nel momento che ci può stare di difficoltà, perché la Romana alla fine non è che ha fatto una brutta partita contro di noi, però la nostra squadra è convinta dei propri mezzi, su un campo che, ripeto, che non era per la quale ha vinto, la convinzione è la prima cosa, al di là delle tattiche, di tutto, e poi i giocatori fanno la loro parte tutti, mister, gruppo e tutto. Questo volevo per finire il discorso. Felice, 9 vittorie, 3 pareggi, una nocerina che siamo dei pappagalli, siamo ripetitivi, ma una nocerina che sta avendo una delle migliori medie in Serie D in questo giro di ritorno. Come hai detto tu, ma come ha detto anche lui, anche Marco, è una squadra che si diverte e che diverte, quindi c'è poco, anzi pochissimo da aggiungere, se non che forse alle volte concediamo un po' troppo, ma significherebbe voler pretendere tantissimo, anzi addirittura voler pretendere troppo da una squadra che è in uno stato di grazia. Io da tifoso sono contentissimo. La cosa che mi dispiace è solo non poterci essere, nel senso che con San Marzano hanno deciso di farcela giocare a porte chiuse, e adesso lì a Settebagni lo stadio non c'era, quindi è stata una partita su un campo amatoriale, quindi alla fine tutti addetti ai lavori abbiamo riempito lo stadio. Sì, tutto questo, però ho capito che
che considerando solo gli addetti stampa si è riempito appunto lo stadio, quindi vuol dire che è uno stadio piccolo, forse quello di Nocera Superiore, poco distante da dove abito io, è più grande, anzi sicuramente no, no, è più grande, no, no. Io perciò all'inizio ho detto che sembrava Pucciano. Sì, forse Pucciano, bravo, che è un campo d'allenamento della Nocerina. Ma questo anche per far capire, non voglio insultare né offendere la squadra che ci ha ospitato, assolutamente, però anche questo può far capire la differenza che c'è tra una piazza come Nocera e una piazza come quella dove siamo andati a giocare, che comunque ha la sua dignità sicuramente, ha la sua storia sicuramente, però questo deve far capire anche alla società, anche in chiave ripescaggio magari, anche in chiave progetti futuri, che la Nocerina, anche solo escludendo la storia, anche solo per diciamo i campi che ha a disposizione, e pensa, il campo nostro di allenamento è considerato uno stadio in altri posti, già questo deve far capire che noi siamo comunque di un livello diverso, di una pasta differente. In ogni caso sono contentissimo, veramente veramente contentissimo dei risultati positivi, di questa fila positiva. Sembriamo il Napoli del secondo anno in Serie C post fallimento, stiamo andando più o meno su quei ritmi là. Sì, quando poi fu chiamato Re a gennaio, fu esonerato Ventura, eccetera, eccetera. Allora Peppino, se sei d'accordo, io direi di andare a vedere un attimo le grafiche di quello che è successo nella 28ª giornata, andiamo a vedere poi anche la classifica e ovviamente poi gli highlights, così avremo anche il tempo poi di far entrare il nostro ospite in diretta che si collegherà con noi via telefonica dalle 21:10 circa. Allora, Cavese Budoni 3-0, liscio proprio come l'olio la Cavese, anche se è stata messa alla prova da un Budoni che non voleva perdere così largamente, è stata una grande prestazione del portiere Boffelli. Anzio Flamini a 0-6, questo è il risultato che personalmente mi fa mangiare le dita, perché comunque Lanzio con noi ha fatto la partita della vita in casa, poi col Flamina ne ha presi addirittura 6. Atletico Uri Trastevere 0-1, Boreale Sarrabus 2-0, Cinzia Ischia, risultato quasi a sorpresa 2-0, se non fosse che il Cinzia comunque è una squadra con la S maiuscola. Romana Nocerina appunto 0-2, San Marzano Nuova Florida 1-0, Latte Dolce Gladiator 1-3, il miracolo del Gladiator poi lo affronteremo durante la trasmissione, perché sta facendo un po' come sta facendo il Gallipoli nell'altro girone, e chiude la giornata il risultato che più ci ha lasciati sbalorditi, ovvero Cassino Ostiamare 2-3. E come è arrivato questo 2-3? Al 95esimo lo Ostiamare, dopo che si è fatta raggiungere da 0-2 a 2-2, ha chiuso i conti. Noi da Cassino, noi da Roma addirittura sapevamo che avesse vinto il Cassino al 90esimo, poi in realtà ha vinto l'Ostiamare. Andiamo a vedere anche la classifica, la commentiamo insieme con Marco e Felice, prima di andare a vedere gli highlights, perché poi avremo l'ospite. Cavese prima a 63, Nocerina che segue a 10 punti di distacco, poi a 48 punti il Trenino, Ischia, Cassino e Romana a chiudere la zona playoff. Zona tranquilla, diciamo così, si fa per dire, che comunque stanno lottando per i playoff almeno due squadre. Si apre con Ostiamare a 45, Sarrabus a 43, poi Cinzia a 42, Flaminia 40, San Marzano 39, Trastevere 37. Apre la zona calda, perché gli voglio mettere anche il Latte Dolce a 31, anche se a livello di punti è al momento salvo. Poi i playout si aprono con Gladiator e Atletico Uri a 30 punti, ma il Gladiator ha praticamente recuperato dal girone di ritorno 12 punti, che noi parliamo tanto dell'Ischia, sì, è ovvio, perché comunque le squadre campane stanno facendo bene, ma il Gladiator che ha recuperato 12 punti dalla sconfitta con la Nocerina ha fatto una cosa incredibile. Poi Anzio 28 punti, Nuova Florida 26 con 5 punti in parità, sarebbe salva anche a parità di scontri con il Latte Dolce. Chiudono la classifica Boreale 23, che è riuscita a muovere la classifica domenica, e Budoni a 20 punti, la quale non è riuscita a vincere, adesso si trova in fondo alla classifica la società la società baronale della zona dei baroni sardi, lì è quella zona, la Gallura più o meno. Allora, partendo da Marco, una classifica che è molto agguerrita al di là della prima, Marco, la seconda la Nocina è riuscita a staccare un po' dalle inseguitrici grazie ai risultati di domenica e grazie allo scontro diretto, però domenica adesso c'è un'altra sfida. Sì, sicuramente siamo nella scia delle ultime partite, abbiamo fatto un bel balzo in avanti, l'avevamo detto, questo trittico di partite con l'ultima di domenica, si potevano allineare le posizioni
quasi playoff, perché se domenica speriamo come tutti vinciamo col Cassino, penso che quasi sicuramente il secondo posto sarebbe il nostro, perciò lineamente, nella linea nostra stiamo meritando il secondo, anzi con la cavalcata che stiamo facendo è peccato non arrivare al primo posto, sperando fino a quando la matematica non ci condanna da tifoso, c'è sempre speranza nel primo posto, però comunque questo trittico finendolo domenica, io penso che la squadra come sta in questo momento, diciamolo da tifosi, non ce n'è per nessuno, perché è un momento bello, magico, e penso il momento di appannamento forse l'abbiamo avuto proprio o forse prima della partita della Cavese, con la Cavese vabbè, diciamo sempre se ci davano quel gol la vincevamo logicamente, però in quel momento la tensione forse era alta, abbiamo avuto un poco di appannamento, però comunque veniamo da 14 risultati consecutivi e domenica sarà una partita importante su tutti i punti di vista per mettere un tassello importante nella posizione che già stiamo, il secondo posto, e poi logicamente tutte le partite comunque saranno fino a fine campionato battagliere, perché poi dobbiamo andare a Trastevere fuori casa, comunque vabbè, parliamo della partita di domenica, è inutile che ci allunghiamo. Allora abbiamo anche un ospite. Vabbè, una parentesi, il Gladiator, giusto una parentesi, l'avevamo detto già pure giovedì scorso, il Gladiator, veramente complimenti, una marcia in più, ci fa piacere, una squadra campana che da dopo la sconfitta di Nocera sta facendo dei risultati veramente eccezionali. Poi tra l'altro dopo vedendo le Lazio in altri campi ne parleremo meglio di Gladiator, Rischia, anche delle altre squadre. Prima però vorrei, prima di vedere anche la Lazio alla Cina, vorrei salutare e ringraziare ovviamente per essere qui con noi telefonicamente il direttore generale della Nocerina, il direttore Peppe Prete. Buonasera direttore, grazie per essere in linea con noi. Buonasera a voi e grazie a voi. Innanzitutto come sta? E grazie a Dio bene. Ovviamente dopo la vittoria in una partita importante come quella con la Romana penso che sia ancora meglio, no? No, vabbè, ma fortunatamente stiamo attraversando un periodo per quanto riguarda l'aspetto sportivo bene, dai, soddisfazioni che ci stanno dando questi calciatori, questa squadra, questo tecnico, tutto l'entourage effettivamente ti dà spinta di poter ancora continuare e cercare sempre il meglio. Tra l'altro direttore, stiamo parlando prima con i nostri ospiti qui, Felice e Marco, e poi tra poco lascerò anche a loro la parola per una domanda. Nocerina che nel girone di ritorno ha avuto un ruolino di marcia impressionante, ecco, il vostro motto è uniti possiamo tutti e la squadra l'ha presa alla lettera questo motto, perché sta facendo davvero qualcosa di straordinario. Ma certamente sono i numeri che attestano quello che si sta dicendo. Una squadra che in queste, vorrei sbagliare, sono 12 partite del girone di ritorno, ha fatto 30 punti la Nocerina, insomma, quindi sono 9 vittorie e 3 pareggi. Quindi è un andamento effettivamente importante. Quindi al momento, diciamo, se nel girone di ritorno la squadra forse più in palla, più in forma è la Nocerina. E come dice lei, appunto, i numeri le danno ragione. Allora io la lascio a qualche domanda, non so se Marco ha qualche domanda per il direttore, la lascio domande di Marco, eventualmente di Felice. Vai prima Marco Botta. Prima cosa, buonasera direttore, buonasera di cuore. Buonasera, saluto con piacere. Volevo farvi solo una piccola: chi vi ha sorpreso come giocatore degli acquisti da quelli là di dicembre che ha fatto, vabbè, no, la differenza vi ha sorpreso come... sinceramente nessuno, perché con molta attenzione, con molta fase di studio, chi è arrivato non hai certezza, perché non puoi avere certezza,
ma nel pensiero si era convinti di quello che potevano dare. Va benissimo, va benissimo. Direttore, prendo un attimo la parola, poi lascio alla domanda di Felice, semplicemente per... ovviamente non vogliamo creare polemico o altro, semplicemente anche rifacendo un po' a quello che è successo in settimana tra le dichiarazioni del sindaco e un post apparso su Facebook. La nocina in merito a queste notizie comunque del sindaco che è stato disponibile a iniziare i lavori allo stadio e appunto se l'obiettivo vostro sia appunto quello di fare eventuali pescaggio, come si pone, come vuole rispondere anche a queste indiscrezioni che sono rimbalzate in settimana? Ma molto semplicemente che in questo momento... tutti quanti noi si è concentrati a chiudere questo campionato e con la speranza, diciamo, che potrebbe già essere acquisita della coda finale dei playoff. Quindi l'obiettivo nostro è quello di terminare il campionato nella posizione migliore. E nel momento in cui questo avviene, andare a vincere le due partite e quindi posizionarsi come prima prescelta nel nostro giro automaticamente come vincitrice di playoff. Questo sapete benissimo, non ve lo devo insegnare io, non ho questa presunzione assoluta. Certo. E andare a sistemarci in una griglia di preferenze. Nel momento in cui questa preferenza potrebbe cadere sulla Nocerina, la società è stata esplicita non adesso, ma anche in tempi precedenti, è pronta, è disponibile, si farà trovare pronta per qualsiasi evenienza di prestigio. Ecco, appunto lo stavano scrivendo anche nei commenti, non le leggeremo le domande dei commenti anche per una questione di tempo. Si parla molto anche della questione stadio, proprio in merito a questo il sindaco ha detto che anche lui è pronto. Avete modo di parlare, dialogare col sindaco anche su questa questione? Anche perché alcuni lavori da effettuare vengono fatti a prescindere dalla categoria, quindi questo è già esatto, io lì volevo arrivare. Previsione. Quindi nel momento in cui vengono effettuati quei lavori lì, tutto quello che c'è da fare ancora è poca cosa rispetto a quello che insomma sono le richieste della federazione. Poi consentitemi, sarà anche perché sono di parte, ma considerare lo stadio San Francesco a rischio per un campionato in Lega Pro, per quello che si vede in giro, sinceramente, insomma, è solo da attenersi a delle normative, attenersi a delle infrastrutture che vengono tranquillamente messe su, ma lo stadio della Nocerina già in partenza ha tutti i requisiti, insomma. Chiaro. Felice, non so se hai qualche domanda per il direttore, ti lascio la parola. No, più che qualche domanda volevo salutarlo. Buonasera direttore. È un piacere mio ricambiare. E volevo più che altro ringraziarlo, da tifoso sto parlando ovviamente, lo volevo ringraziare perché ha avuto il coraggio in un momento non brillante per quanto riguarda le prestazioni sul campo, ha avuto il coraggio comunque insieme a tutto il team di modificare quello che era l'allenatore e insieme all'allenatore quindi anche alla squadra. E il tempo, qualche mese forse di assestamento, ci ha portato a rivivere una passione che era, diciamo, oramai sopita e che l'anno scorso abbiamo visto in termini ovviamente di numerici di persone allo stadio, l'abbiamo vista solo nell'infausta partita che era o dentro o tutto fuori praticamente contro il Francavilla. Quindi il mio, più che una domanda, più che un quesito, è un ringraziamento sia a titolo personale sia in qualità di tifoso. Io ti ringrazio di questo apprezzamento, ma io non farò altro che riportarlo in società, perché io sono sempre coerente con quello che dico. Noi operiamo per quello che veniamo chiamati a fare. Nel momento in cui si assolve al compito si è contenti perché abbiamo dato soddisfazione a chi ha pensato su di noi. E noi dobbiamo invece avere dei problemi nei momenti in cui non siamo capaci di soddisfarti. Quando si parla di calcio si parla di gioco di squadra. Il gioco di squadra è all'interno del rettangolo di gioco, ma è anche all'esterno del rettangolo di gioco. Quindi quando c'è qualcosa di buono tutti quanti concorriamo a qualcosa di buono.
lo stesso motivo, quando purtroppo le cose non vanno come devono andare, siamo tutti quanti, non dico responsabili, ma comunque partecipi in qualche situazione poco felice del momento. Ma io penso che la cosa bella da portare in evidenza è che teniamo un gruppo squadra che, al di là dell'aspetto tecnico che effettivamente state apprezzando, sono dei grandi calciatori professionali e professionisti. Io vado sempre a menzionare quelli che non vengono gratificati dalle scelte. Dovreste vederli durante la settimana con quale impegno, con quale propensione, con quale attaccamento a questa maglia lavorano per farsi trovare pronto in qualsiasi evenienza. Ed è successo e voi avete apprezzato lo stesso. Il tecnico sta facendo un lavoro ottimo, splendido, insieme al suo gruppo di lavoro, ma c'è tutta una squadra che in questo momento sta girando e sta lavorando nel modo migliore affinché si possano dare soddisfazione a questo pubblico che ci sta testimoniando domenica dopo domenica tutto il proprio affetto. Direttore, noi non possiamo far altro che ringraziarla, anzi ci ha anche rincuorato questa chiosa finale, ovviamente per motivi di tempistiche concordati con l'addetto stampa dobbiamo salutarla. La ringraziamo per aver risposto alle nostre domande e speriamo di rivederci domenica ed esultare anche per un'altra vittoria. È un piacere di tutti quanti noi, dai. Speriamo tutti quanti la cosa migliore. È come grazie sempre a voi dell'invito e sempre a disposizione in qualsiasi momento ritenete opportuno. È come sempre forza Molossi, direttore. Ci mancherebbe altro. Grazie mille, direttore, la ringraziamo. E grazie a voi, buona serata. Buona serata. Grazie. Allora, eccoci qui, siamo ritornati in diretta e diciamo che noi ho fatto un pochino, diciamo, il cattivo, ho fatto un po' la domanda piccata sul ripescaggio perché non si faceva altro che parlare di questo in settimana. Interessante la risposta del direttore perché ha detto noi siamo disposti, però prima c'è da scavalcare lo scoglio dei playoff, quindi diciamo un messaggio abbastanza chiaro quello che ha dato la società, no Marco? Sì, vabbè, effettivamente ha detto la realtà dei fatti, posizionarci, quello che avevo detto io un poco prima, forse non facendo il secondo posto, vabbè, migliore posizione playoff, vincendo le due partite playoff e logicamente la griglia non la stabilisce la nocerina ma la stabilisce con criteri la Lega e ha detto una cosa fondamentale che la società si farà trovare pronta in qualsiasi momento per essere ripescata, logicamente. Vabbè, io volevo fare una parentesi, si parlava sempre di stadio, logicamente il sindaco ha risposto, ma io penso che lo stadio, come ha detto pure il direttore, era l'ultimo dei problemi, perché non è che si deve fare uno stadio nuovo, si deve fare dei pochi lavori che si possono fare in breve tempo. E il sindaco ci ha rassicurati, ma come era quasi sicuro, avevamo accennato pure in qualche volta alla trasmissione, il problema non è questo, il problema penso che la Lega sulle griglie di graduatoria di ripescaggi come ci mettono in senso, e poi penso che dovrebbero fallire delle squadre, speriamo in questi, purtroppo in un beneficio di un nostro ci devono stare delle infelicità di altre squadre, perciò non dipende da solo un fattore, però importante che una voce della società ci ha rassicurato che in qualsiasi momento come faranno il ripescaggio se c'è la possibilità. Questo alla fine abbiamo dedotto, sbaglio, giusto? Esatto, no, esattamente. Lì è andato a finire, cioè ha detto dobbiamo vincere e poi si possono fare i gradatori. Quindi il primo obiettivo, diciamo, è mantenere il secondo posto a questo punto e poi capire come piazzarci in questa eventuale gradatoria. Tra parentesi, questa gradatoria, in settimana sono usciti articoli anche pubblicati da profili falsi sul nostro gruppo, classifica, non classifica, nocina seconda, nocina prima, ma
sinceramente mi rivolgo anche a chi fa queste classifiche, ecco, io adesso svesto i panni del giornalaio e vesto quelli del tifoso, perché signori miei, cioè, siamo ad aprile, oggi è il 4 aprile, c'è ancora da giocare la Coppa Italia di Serie D, che potrebbe favorire una delle due vincitrici, anche se una ha già vinto il campionato, che è il Trapani, l'altra è il Gavorrano, che sta lottando per vincere il campionato e probabilmente potrebbe non vincerlo, quindi comunque si gioca anche la Coppa Italia. Quindi c'è il la Coppa Gavorrano Italia... ci porta fortuna il Gavorrano. Il gol di Rio. Bei ricordi. Il gol di Tiscione. E chi se ne dimentica. Campionati ancora non decisi, playoff ancora non giocati. Io certe volte capisco che bisogna fare interazioni, bisogna fare views, bisogna fare click, bisogna essere accattivanti, però fare articoli in questo momento destabilizzano pure, cioè mi fai l'articolo di una classifica che non ti dice nulla, perché porta ancora un Siracusa in classifica quando il Siracusa probabilmente non farà la domanda di ripescaggio proprio per no, proprio a detta del presidente, oppure perché è penalizzata, ma con la penalizzazione verrà tolta, i 3 punti di penalizzazione probabilmente saranno commutati in un 3-0 a tavolino, che alla fine il Siracusa vinse quella partita, però gli hanno dato il punto di penalizzazione inutili, saranno 3-0 a tavolino, quindi sconfitta a tavolino. Quindi anche gli addetti ai lavori che fanno questi articoli, cioè, mettessero un po' di sale in zucca, ho capito, è bello fare il click, è bello fare interazione, ma se noi diretti interessati, dico noi, come Nocina Live, come altre testate di Nocera, che ne so, Risorgimento, Forza Nocina, eccetera, non facciamo articoli sulle graduatorie, ma ci limitiamo agli articoli di quello che dice un dirigente su Facebook, dice il sindaco a Telenuova, e facciamo solo quello, semplicemente perché sappiamo che funziona così, non è che usciamo stasera, sì, la Nocina è prima in graduatoria, e fanno percentuali che non stanno né in cielo né in terra, quindi su questo mi arrabbio. Ovviamente sportivamente parlando, detto questo, direi di andare a vedere, scusatemi se sono un attimo uscito fuori traccia, direi di andare a vedere un attimo cosa è successo giovedì al Centro Sportivo Academy Center di Roma, e poi andiamo a vedere anche cosa è successo sugli altri campi e leggeremo la classifica marcatori, top 11 eccetera eccetera, perché c'è ancora tanto da vedere, e a tra poco per, col commento delle immagini. Vai Peppino con le riprese. In campo rileggiamo quella della Romana che gioca in divisa oro contro la Nocerina con Fantoni, Pinna, Mazzei, Mariano, Esposito, Tuninetti, Carotenuto, Citarella, Liurni, Guida e a chiudere l'attacco Federico Cardella. Saluti tra le due formazioni, il capitano della Nocerina è Tommaso Mazzei, capitano della... Mettiamo solo il fischio iniziale che arriva ora, cominciata Romana Nocerina. Prova ad accentrarsi, a caricare la conclusione, poi l'allarga per... un compagno, si tratta del 27 Vagnone che calcia, si allunga Fantoni. Eh sì, 6-15, punizione battuta da Liurni direttamente in aria, impresa. Tuninetti allarga per Guida, Guida non può caricare più la conclusione, finisce a terra Guida, Tuninetti di poco al lato. Pinna sul secondo palo dove Mazzei viene strattonato, l'arbitro fa continuare. Ritorna su Sfanò che la mette al centro, colpo di testa di Romagnoli, parla fuori. Sario guida verso l'aria, guida per Cardella, spalle alla porta, ancora guida, il tiro deviato, calcio d'angolo. Guida punta l'avversario, prova a rientrare Guida, poi cross deviato con la schiena, c'è Tuninetti con la testa per Cittadella che in aria, Cittadella! Poi Tuninetti e fischia adesso l'arbitro. Finisce qui il primo tempo. Qui dovrebbe arrivare ora. E infatti comincia il secondo tempo di Romana Nocerina. Molossi in vantaggio dal... Si accentra per Cittadella, ancora Cittadella al limite. Cittadella allarga per Carotenuto con la palla sul sinistro. Il tiro Carotenuto! Antonini non trattiene! Cardella! Al 50° lancia il guanto di sfida a Calì e fa 18 gol in campionato. Romana 0, Nocerina 2. Un altro avversario, Guida punta l'aria, fino in fondo, Guida indietro per Liurni, c'è Carotenuto che tiene il pallone, poi Murato, Carotenuto. Va avanti, palla al piede, chiuso Cittadella, però favorisce Spinosa nel rimpallo, palla per Minnocci al limite, palla di poco al lato, al minuto 63 la Romana. Cross sul secondo palo, Cali con la testa, prolunga, poi la palla resta lì e Sfanò la colpisce male di testa, palla alta. Il destro questa volta sul secondo palo, libera Pinna, ma la palla resta in area di rigore, il tiro sull'esterno
ci ha provato. Attenzione Liurni, guida punta l'aria, guida per Liurni, para Antolini, la palla è buona, ancora Liurni all'indietro per Guida, salva la difesa della Romana. Sull'out di sinistra sovrappone proprio Garofalo con Guida, Garofalo aggancia questo pallone, Garofalo, cross col mancino dove c'è Rossi, palla fuori, era partito. Può ripartire Nocerino, un 3 contro 2, Guida si accentra, Guida punta l'avversario, Guida, tiro da dimenticare, rimessa dal fondo. Mazzei però, Garofalo, qui ha calciato Garofalo, Antolini ancora non la trattiene, poi in due tempi, e c'era fuori gioco. È in fuori gioco, Guida in aria, Guida, finta a rientrare, Guida all'indietro, Guida, deve tirare Guida si accentra, Guida, deviazione, calcio d'angolo. E l'arbitro lo concede, siamo al 93esimo. In aria, palla che rimbalza male, ci arriva il rimorchio Caro Tenuto, ma finisce qui. Nocerina batte Romana 0-2, vince il primo dei due scontri diretti in ottica playoff. Signore e signori, buongiorno e bentrovati da Cava dei Tirreni. 7 cerca la profondità per Di Piazza, il tiro di Di Piazza, salvataggio, ma la palla finisce in rete. Ma ora c'è il passaggio in verticale per Addessi che va a difendere il pallone, protezione della palla, Addessi, tiro, rete. Ecco il pallone controllato da Addessi, tiro, rete, Addessi, 3-0 per la Cavezza. Serie D per la 29esima giornata del girone G. La Boreale ospita la COS Sarrabus. La Boreale, attenzione a Ghioni a campo. Il numero 9 prova da girare, ci riesce. Riesce a superare il difensore Ghioni in area. Ghioni davanti al portiere. La sblocca Ghioni, il cuore della Boreale. In 10 uomini al 23esimo. 1-0 di Ghioni. Va Ghioni col destro. 2-0, Boreale, game over, COS Sarrabus. E si parte, in questo momento è iniziata Cinzia Alba Longa Ischia. Intanto era stato grande protagonista, una grande parata. Cappai, vivace spiazzato. E la Cinzia Alba Longa è in vantaggio. Cappai sfida Trofa col tacco, giocata per Manca sul secondo palo, la palla entra in rete e arriva il raddoppio. Cross al centro, rete! E ricordo bello! Buonasera amici di Directa Sport, benvenuti a Sassari. Sarà il principale di Latte Dolce ad ospitare Sassari Calcio Latte Dolce e Gladiator. Con Navas arriva il cross per Mancini, la sblocca subito il Gladiator, Andrea Mancini. Mancini è tutto buono, Mancini dentro c'è Danna, tappi vincente, 2-0, 1-2, devastante del...
crossare, mette dentro il pallone forte, Grassi, 2-1, dimezza lo svantaggio, il Sassari Latte Dolce. Rischia di combinare la frittata, la palla diventa buona per Danna, si continua a giocare con il pallone che diventa per Liccardi, è tutto buono, e il gol del 3-1. Il Cassino esce sconfitto dalle mura amiche del Salvetti per 3-2 in una gara più che rocambolesca. Passano in vantaggio al minuto 23 quando Icardi, da fuori aria, pesca il jolly con un sinistro che si infila sul palo più lontano lasciando Immobile stellato. Il Cassino prova a riorganizzarsi, ma lo Ostiamare punisce ancora due minuti più tardi, è il minuto 25. Ripartenza degli Ostiensi, palla a destra per Barlafante che punta e salta un difensore, appoggia in aria per Mencagli che non sbaglia, per il 2-0. Il Cassino a questo punto reagisce, al 31esimo Darbo scende a destra e la mette in mezzo, la difesa dello Ostiamare dimentica Abreu che sfuga sul secondo palo e deposita la sfera nella porta sguarnita. Va Abreu che sigla la doppietta personale e fissa il risultato sul 2-2 a 3 minuti dal termine. A questo punto nel recupero accade di tutto. I minuti scorrono e al settimo di overtime è Natalucci che raccoglie un pallone di sorgente, controlla ed incrocia per la rete che regala il 3-2 allo Ostiamare. E questi erano gli highlights sia della Nocina che degli altri campi. Tra l'altro l'ultimo non a caso è stato proprio quello di Cassino Ostiamare, che il Cassino sarà il nostro prossimo avversario, l'Ostiamare che praticamente ha fatto la nostra identica partita in vantaggio contro di loro, in vantaggio 2-0, vengono raggiunti sul 2-2, però questa volta la l'Ostiamare non fa come la Nocina che perde al 97esimo, ma vince al 97esimo. Risultato, partiamo da Felice che l'ho tenuto muto finora, risultato che deve far stare attenta la Nocina perché potrebbe trovare un Cassino domenica forse affamato dopo le due sconfitte, no? Allora, come dissi già in precedenza, non esistono partite semplici, non esistono squadre più abbordabili di altre, ognuno poi ha le sue motivazioni per giocare la partita della vita. Poi dobbiamo considerare una serie di fattori che sono extra squadra, la giornata di grazia, la giornata storta, l'arbitraggio, fattori ambientali, anche il meteo alle volte può essere avverso, però penso che dopo due sconfitte abbiano in un certo senso voglia di riscattarsi e come disse un signore in tribuna qualche tempo fa, contro la Nocerina fanno un po' tutti la partita della vita, arbitri e segnalini inclusi, quindi vabbè, scherzi a parte, mi sento di dire che la Nocerina non deve prendere sotto gamba la partita perché ci sono 90 minuti più recupero da giocare e quindi non mi sognerei mai e non oserei mai dire che esiste una partita semplice o una partita più difficile delle altre. Esistono partite e ogni partita è composta da 90 minuti e in questi 90 minuti bisogna dare l'anima, chi più chi meno, ma bisogna dare l'anima e bisogna raggiungere la vittoria. Ripeto, è una squadra che comunque viene da due risultati negativi, diciamo che ok che si dice da noi non c'è due senza tre, però comunque noi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo far sì che questo non c'è due senza tre si realizzi poi. Tra l'altro Marco, la Nocerina che nel suo principe, come l'ho soprannominato domenica, sta trovando un faro, Cardella è ritornato alla testa della classifica, è un passo dai 20 gol stagionali. Quest'anno sia con l'Ostiamare che con la Nocina sta facendo una stagione meravigliosa questo ragazzo. Sicuramente, come ho detto già altre volte, è l'attaccante di razza, di categorie, come il vero attaccante che si vede dalle movenze, pure quando non fa gol è sempre presente, ma comunque damo alla fine, speriamo, non lo diciamo, ma speriamo che superi quella cifra, perché poi ci sono pure i playoff, superi i 20 gol abbondantemente, li potrebbe superare, speriamo. Comunque è il grande attaccante che in queste categorie fa la differenza, logicamente aiutato da tutta la squadra, perché ripeto, la squadra è convinta nei propri mezzi e comunque ha l'attaccante Cardella che
che quando dai la palla a lui sa sempre quello che deve fare, il passaggio, la sponda a destra e a sinistra di testa, comunque uno che si prende molte botte, figurati, domenica ne hai detto pure tu delle cronache, ha avuto lo stesso calcio nella stessa posizione, giusto, due volte. Comunque, come diceva pure Felice, le partite, nessuna partita è facile, in tutte le categorie. Poi ci sono le partite in una partita, da tanti fattori, un palo può andare, un tiro può andare sul palo, può uscire fuori di poco, un tiro fatto male va dentro, c'è la partita e poi c'è la partita nella partita. Un errore arbitrale, un errore difensivo sia della squadra avversaria sia della squadra nostra, perciò, però con la concentrazione che ha questa Nocerina siamo sempre di parte, sono tifosi, ma in questo momento questa Nocerina è difficile che va fuori i binari, poi perciò si gioca le partite, però è convinta nei propri pezzi, come nel girone di torniamo sempre, purtroppo il campionato è quello, come nel girone di andata era una squadra che ogni piccola debolezza era come ci cadesse il terreno sotto i piedi, ci si togliesse il terreno sotto i piedi. Adesso la squadra è super convinta di quello che fa. E allora andiamo a vedere classifica, marcatori e top 11 di questa 28esima giornata. Partiamo dai marcatori con Cardella che primo ha 18 reti. Segue Calì che non è riuscito a rispondere anche grazie a Fantoni, ma anche grazie a una difesa ferrea della Nocerina al confronto con Cardella ed è rimasto fermo a 16 reti. Poi segue Abreu del Cassino che comunque aveva trovato il gol, i due gol domenica. Poi Crescenzo del Trastevere, Sartor del Cinzia Balonga, Baldassi dell'Ischia, Messina del Gladiator, ovviamente Crescenzo, Sartor, Baldassi e Messina a 10, Abreu a 11. Poi ha segnato nella sfida, appunto abbiamo visto pure con un gran gol contro il Cassino, Simone Cardi che forse è il secondo o il terzo gol su azione quest'anno per lui, ed è stato a quota 9. Anche Sirbu ne ha fatti due, quindi è salito a quota 9. Chiude la classifica marcatori Sirbu ovviamente del Flaminia, Matteo Di Piazza della Cavese che anche lui ha quota 9 reti, sì. Allora andiamo a vedere poi la top 11 del nostro Luigi Ciampi, non so se c'è la top 11, eccolo qui, grazie mille Peppino. Parlavamo a inizio trasmissione dell'ottimo rendimento di Boffelli nella partita col Budoni, il Budoni è riuscito a riaprire partita anche grazie a Boffelli, l'ex portiere del Napoli Primavera, infatti Gigi Ciampi l'ha inserito nella formazione della top 11. Il modulo scelto è il 4-2-4 che Marco Nappi ha impegnato nel primo tempo di Nocerina, nel secondo tempo di Nocerina Romana Nocerina, allenatore appunto della giornata mister Marco Nappi che ha un po' rivoluzionato le carte in tavola. Abbiamo detto Boffelli tra i pali, difesa a 4 con Esposito della Nocerina a sinistra, l'unico under, Lisari del Cinzia Albalonga e Altobello del San Marzano centrale, terzino a destra Natalucci dell'Ostia Mare. Poi centrocampo con Addessi della Cavese, Citarella il 2003 della Nocerina come altra mezzala e poi attacco a 4, li chiamiamo un po' come trequartisti esterni, Sirbu del Flaminia e Danna il 2005 che ha anche segnato del Gladiator. E poi in attacco Abreu del Cassino e Ghioni della Boreale che ha fatto un altro gol, seconda rete consecutiva per l'attaccante italo-albanese della squadra di Prima Porta, anche se gioca da Ranova quando capita, oppure il suo campo di casa è a Prima Porta. Felice, una top 11 cosa avresti cambiato tu?
No, fondamentalmente di questa top 11 non avrei cambiato nulla, perché mi trovo d'accordo con queste scelte, diciamo. Spicca tantissimo la presenza di Citarella, sia per il gol che ha fatto, ma sia per le prestazioni che sta macinando negli ultimi periodi. Ovviamente il nostro allenatore Mister Nappi, perché comunque ci sta facendo andare come una piccola locomotiva. Poi vabbè, Esposito sta facendo comunque ottime partite. La scorsa partita dove abbiamo vinto 2-0, diciamo che lo metterei sicuramente tra i migliori in campo. Non prescinderei dalla presenza di Cardella, quindi forse sarò di parte, forse sarò, diciamo, innamorato calcisticamente parlando di lui, ma io lo metterei sempre titolare in tutte le top 11. Però se l'obiettivo finale delle top 11 è prendere i migliori singoli di quella giornata e metterli insieme in una formazione utopistica, ci sta che Cardella sia stato escluso, perché gli altri ragazzi, quelli che sono stati inseriti, sono stati tutti quanti formidabili. Un plauso enorme lo voglio fare a Boffelli, nonostante sia il portiere della Gavese, perché da portiere quale sono ho visto dei numeri fantastici, veramente è stato molto bravo. Eh sì, poi ricordiamo che comunque lui ha giocato fino all'anno scorso nella primavera del Napoli, quindi mica pizze e fighi. Diciamo che quest'anno sia la Nocina che la Cavese hanno indovinato un po' il parco portieri, e anche Fantoni che sta facendo ottime prestazioni. Mariano, se non mi sbaglio, Boffelli contro la Nocerina ci aveva già giocato prima di diventare il portiere della Gavese nella famosa amichevole Nocerina Napoli Under. Sì, c'era lui, c'era Colisacò, c'erano comunque giocatori che stanno facendo un'ottima carriera, e quel Napoli ha sfornato dei ragazzi niente male proprio. Eh sì, diciamo che la sfortuna della primavera del Napoli, che questo è un pensiero mio personale, talvolta non è organizzata come dovrebbe, secondo me. Questo però, ripeto, pensiero mio personale, potrei sbagliare, anche se mi interessa quello della Nocerina. Ricordiamo che tra l'altro sabato l'Under 18 della Nocerina inizierà i playoff di stagione, sabato alle 18:30 allo stadio di Pompei contro appunto i rossoblù di Pompei. Sempre parità, quindi sempre Under 18. Allora andiamo a leggere un po' di commenti che sono arrivati, Peppino, poi passiamo alla seconda parte di trasmissione, parliamo del Cassino, dell'iniziativa dei tifosi, e vediamo un po' il cammino di Cassino e Nocina, perché ci stiamo avviando oramai alla chiusura. Ciao Matteo Manzo, che questa sera non è riuscito a seguirci da dietro le quinte perché abbiamo fatto questa sera la puntata da casa. Ciao Matteo, buonasera anche a te. Buonasera ad Antonio Di Stano. Spero che, come disse Marco in trasmissione, ha qualcosa di rosso-nero anche ora che ci sta seguendo la trasmissione. Antonio, sempre Antonio che saluta Marco Botta, dice grande Marco Botta. Poi Rocco Giordano che aveva fatto una domanda, vabbè sì, al direttore Prete, aggiusteranno lo stadio altrimenti addio ripescaggio. Infatti io l'avevo visto con la coda dell'occhio questo commento, e il direttore Prete poi ci ha risposto, ha detto sì, non sono lavori grandi da fare, ma vanno fatti. Gisi Gambarau che dice forza Nocerina da sempre, sì sempre, ovviamente Gisi. Antonio Di Stano, basta con le squalifiche del campo, ne abbiamo un vero stadio. Ecco Felice, magari questa questione squalifiche del campo un po' ci ha penalizzato quest'anno. Ci ha penalizzato tantissimo, perché il fattore stadio sulla psicologia delle partite influisce tantissimo. Noi, come abbiamo potuto vedere, gli stadi più belli e più organizzati di questo girone sono il nostro e, ahimè, quello della Gavese. Quindi diciamo che quando viene nel nostro stadio una realtà, una compagine che di solito è abituata ad uno stadio piccolo. Ah, ci aveva fatto la sorpresa in diretta Marco. Ah. Questa è la maglia di Chietti l'anno scorso, il 2-1 con la Cavese. Ah. Mio figlio stava nei distinti, e Chietti andò nei distinti, tale nome, tale padre, mio figlio prese la maglia.
Non me lo disse neanche quando tornai a casa, perché lui stava nei distinti e stava in tribuna. Quando lui tornò a casa disse: papà, c'ho un regalo per Natale per te. E questa è la vittoria che fino adesso con la camicia abbiamo vinto l'anno scorso. È il gol del 2-1, eccola qua. Sì. Ho preso questa perché poi ce ne ho altre, ma questo è un ricordo. No, sì. Tra l'altro, speriamo che ci porta fortuna. Esatto, io c'ho un aneddoto legato a quella partita, perché non potevi fare la radiocronaca perché stavo andando a Napoli. Nel treno per Napoli c'erano dall'altro lato del treno due ragazzi di Cava che ascoltavano la partita di raccontata da Ufiero e ci imprecavano il peggio cose contro perché stavano perdendo, quindi non c'è se uno che tenga per quella vittoria, veramente. Cioè... sì, fu una vittoria... vabbè, ma quando si vince il derby... È sempre bello. Esattamente. Andiamo avanti con i commenti, Peppino. Ovviamente se puoi scartare quelle delle domande di Peppe Prede, che comunque abbiamo cercato di domandare. Scusami se ti chiedo questa cosa in più. Ok, vedere 6.000 persone nel derby è stata una cosa incredibile. Questo è Pasquale Pepe. Ciao Pasquale. Pur essendo al terzo posto, meritiamo la Serie B, eh? Magari ritornassimo in Serie B, però come ritornare in Serie C è un discorso che va spalmato su più anni. Io quello che penso sempre vada progettualizzato. Francesco Aquilotti, che sarebbe il nostro Francesco Esposito, rispetto al nome Nocerina, come sempre, ovviamente. Poi c'è il nostro amico Antonio Pepe che dice: tutti allo stadio perché ragazzi lo merito. Ciao Antonio, questa sera non c'è potuto dare una mano con le riprese, tra l'altro Antonio Pepe Felice, un altro nostro paesano del Casale del Pozzo, per farti capire, il fratello di Pietro, non so se ti ricordi di Pietro, è il fratello di Pietro, quindi diciamo possiamo tra poco Maria. Ok, per adesso possiamo, tra poco possiamo chiamarlo Casale del Pozzo Live, il sito, che ne pensi? Allora, andiamo... No, penso che non ha sentito Felice. Andiamo avanti con la trasmissione. Non ho sentito perché si sono staccate un attimo tutte le cam, non si è sentito niente. Tranquillo, ho fatto una battuta sul fatto del Casale del Pozzo. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Siamo praticamente in chiusura, ci abbiamo un'altra decina di minuti. E allora ci possiamo proiettare nella settimana di Nocerina Cassino. Che squadra andremo ad affrontare? Grazie Peppino, mi leggi nel pensiero oramai. Andiamo ad affrontare la miglior difesa del campionato e uno dei migliori attacchi proprio insieme a noi. Andiamo a vedere un po' il cammino della squadra allenata da Imperio Carcione, centrocampista che io mi ricordo quando giocava in Serie C, che era veramente un bel centrocampista. Tra l'altro in settimana ha rilasciato un'intervista, ha detto che da calciatore mi manca solo la Serie A, però voglio portare il Cassino, lui che se non sbaglio è proprio di Cassino, lì dove meritava, con lui tra l'altro ha anche affrontato la Nocerina, proprio con la maglia del Cassino nel 2006-2007, una vittoria lì a Cassino, un pareggio a Nocera, è una vittoria anche in Coppa Italia, quindi diciamo ha bei ricordi da avversario al San Francesco, anche se quell'anno la stagione rossonera, ecco, mi trovai a parlare proprio con uno che ha lavorato a quella Nocerina in questi giorni. Una squadra che quell'anno era al secondo posto nel girone d'andata, poi smantellò tutto nel girone di ritorno, cambiò la proprietà, eccetera, eccetera. Allora, Cassino che comincia nel derby con la Boreale 0-0, poi vittoria la seconda giornata con la Cavese, che faceva ben sperare, poi pareggio col San Marzano, doppia sconfitta 2-3 col Cinzia e poi 1-0 con Lanzio nel doppio derby. Ritorna la vittoria in terra sarda con il Latte Dolce, poi 3-0 alla Romana in casa, e poi doppia sconfitta per 1-0 fuori casa con l'Ischia col gol di tra l'altro Giacomarro, e poi sconfitta in casa contro l'Atletico Uri. Tristi di vittorie, 2-0 al Gladiator, 1-0 al Trastevere, 1-0 all'Ostia Mare. Andiamo noi a Cassino, finisce 0-0, anche se fu una partita avara di emozioni, due tiri in porta a testa, poi si gioca molto a centrocampo. Dopo il pareggio con la Nocina arriva una sfilza di pareggi, 1-1 col Nuova Florida, 1-1 col Flaminia, 0-0 col Budoni, ritorna la vittoria contro il Zarra Bussogliastra e finisce qui il girone d'andata del Cassino, che era, se non sbaglio, al terzo o secondo posto alla fine del girone d'andata. Il girone di ritorno, 1-1 con la Boreale, poi una sfilza infinita di vittorie, 2-0 a Cava dei Tirreni contro la Cavese, 3-0 in casa col San Marzano, 1-0
a Genzano contro il Cinzia, 2-1 in casa con Lanzo, e poi inaspettatamente arriva la sconfitta con Latte Dolce. Ritorna la vittoria 3-1 nel derby a Sette Bagni contro la Romana, pareggio in casa con l'Ischia, 2-1 vittoria a Duri, poi 1-1 col Gladiato, risultato che non ti aspetti, e poi due sconfitte di fila, 1-0 a Roma col Trastevere e domenica scorsa 2-3 in casa contro l'Ostia Mare. Il Cassino che finora ha fatto 13 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, 31 gol fatti, 18 gol subiti, miglior difesa del campionato, 27 punti nel giro d'andata, solo 21 nel giro di ritorno, ma con ancora 5 gare da giocare. Marco, che Cassino dobbiamo aspettarci domenica? Vabbè, i numeri nelle ultime partite ci potrebbero dire che è un Cassino forse in un momento difficile, però anzi purtroppo dobbiamo pensarlo che la troveremo ancora più agonisticamente più agguerrita, perché vorrebbe fare il risultato per togliere questo momento altalenante che sta venendo. Ha la migliore difesa, come avevamo detto, ma neanche a far caso nelle ultime tre partite forse ha preso 5 gol o 6 gol, 3 gol domenica, 2 se non sbaglio 5 gol, perciò ha una signor difesa. Le partite, l'abbiamo detto prima l'ha detto Felice, l'ho ripetuto pure io, se purtroppo si devono prendere tutto con molta concentrazione, non pensando il momento di una squadra, o una squadra più forte o una squadra più debole. Io penso che troveremo un Cassino agguerrito che viene a fare, logicamente come fanno tutti al nostro stadio San Francesco, una partita della vita. Noi dobbiamo essere pronti a battagliare sul campo come le ultime partite contro il Cassino, e sicuramente saremo pronti. Ecco, partita importante, Felice, in ottica playoff, questa di domenica. Partita importantissima in ottica playoff, perché andiamo comunque a scontrarci con una, diciamo, diretta concorrente, quindi dovremo dare il 300%. E poi, anche per riallacciarmi al discorso fattore stadio, mi aspetto uno stadio pieno, mi aspetto uno stadio partecipe, mi aspetto che il fattore stadio influisca, perché quando una squadra è un po' sottotono in una gara, può capitare a tutti ovviamente, e ha dalla propria uno stadio bello e importante e soprattutto capiente come il nostro, la carica arriva, perché immagino, essendo da tifoso io, però immagino nei panni di un calciatore l'adrenalina e la foga agonistica che può provare quando qualcosa tipo 6.000, 7.000 persone cantano per te, per sostenerti, quindi anche poi per gli avversari diventa dura, perché Cassino, nonostante sia comunque una buona realtà calcistica, non ha uno stadio come il nostro, non ha una realtà come la nostra, ha una storia come la nostra, quindi già il fatto stesso di venire a giocare a Nocera contro la Nocerina, nonostante il saldo positivo del loro mister, nonostante comunque le mille peripezie che la Nocerina ha attraversato in questa stagione, già venire a giocare contro di noi, che siamo comunque una società storica, e già venire a giocare in uno stadio così tanto importante, sono due fattori che possono giocare un brutto scherzo, un'emozione agli avversari. Poi ovviamente, come dicevo prima, le partite si giocano, sono 90 minuti più recupero, quindi bisogna giocarla la partita prima di dire che l'abbiamo vinta. Quindi, però, posso dire che se lo stadio sarà una bolgia, come mi auguro che sia, il fattore campo pende dalla nostra, soprattutto noi che uno stadio vero lo abbiamo. Quanto c'è, Felice, Salvatore Battipaglia che ti saluta. Ricambio affettuosamente il saluto di Salvatore, lo conosco da un annetto più o meno, siamo clienti dello stesso barbiere tra l'altro, e ne approfitto per salutarlo, quindi. Sì.
poi tra l'altro dice domenica vincendo è fatta per il secondo posto, poi c'è solo l'Ischia l'ultima giornata come partita più complicata, ma i giochi con l'Ischia sono... Mariano, mi consenti una cosa, se no certo. Mi dimentico pure l'altra. Volevo salutare gli amici che, perché i messaggi dicono manda i messaggi, Marco salutaci, molti messaggi di amici che ci mandano i messaggi, non li leggo al momento, lo sai che non li vediamo noi che siamo in trasmissione, però li saluto affettuosamente perché vedo poi a fine trasmissione molti messaggi e poi con molti amici scherzosi, e saluto a Mario, a Mariano De Santis che ne manda quelli belli perché scherziamo del fatto del cachet direttore. Mariano è un grande, è un grande. Va bene, giusto a questa parentesi. Grandissimo tifoso della Nocerina, una vita in curva proprio. Per la Nocerina, quindi chi meglio di lui può dire. Sono un abbraccione in quella della costiera, sta là lavorando, esatto. Un abbraccione forte, sicuramente ci sta seguendo sicuramente. Tra l'altro dove lavora vedo che riceve sempre ottime recensioni, quindi non solo vita di curva ma soprattutto anche vita lavorativa proprio al top come sì. La Nocerina. Un molosso anche a loro, mettiamola così. Allora, dovrebbe entrare anche il nostro direttore Giuseppe Di Lauro ed eccolo qui, ci fa la sorpresa, attenzione. Sono tornato in tempo, almeno in per diretta. I saluti finali, speravo di tornare prima, un saluto a tutti. Qual buon vento! Ciao! Ciao Marco, speravo di venire ciao. 20 minuti prima, ma purtroppo non ce l'ho fatta. E poi dopo seguirò la trasmissione in... differita e vabbè, siamo quasi alla vigilia, seppur comunque mancano altri due giorni e rotti a un'altra partita importante, sicuramente ne avete parlato, che può darci la spinta definitiva non solo ovviamente per blindare la posizione playoff, però magari di tentare una mini fuga per il secondo posto, che sappiamo bene che è molto importante per ai fini anche poi dei playoff e di speriamo e non vado oltre. Ecco sì, Peppe, allora commentiamo insieme, visto che sei entrato adesso, commentiamo un po' come potrebbe scendere in campo il Cassino domenica sì. Al San Francesco. Vai Peppino con la grafica. Allora, Stellato tra i pali che è un 2005, gioca col 3-5-2, Maciariello 2003 braccetto a destra, Cocorocchio centrale, la Zazzera braccetto a sinistra, centrocampo a 5 con Raucci a destra che è un 2004 e Mazzaroppi a sinistra che è un 2003, le mezzale dovrebbero essere Darbo e Mele, il mediano Cavaliere, attacco a 2 con Bianchi che è un 2005 e Abreu che non è un over, ovviamente il capocannoniere del Cassino. Peppe, che Cassino possiamo aspettarci domenica secondo te? Ma credo sia una squadra che paradossalmente non ha nulla da perdere, nel senso queste squadre del Lazio, particolarmente il Cassino, è sempre stata una squadra che negli anni è stata molto attenta al rapporto, diciamo, alla qualità, no, dei suoi giovani. È una formazione che negli anni ha messo su un bel appunto parco di under, anche grazie comunque alle collaborazioni tra virgolette che poi hanno con le squadre professionistiche con determinati under. Comunque sono squadre che curano molto il settore giovanile, così come era qualche anno fa il Monterosi. Quindi è una squadra che non ha nulla da perdere, è una squadra fatta da giovani forti e da over che stanno facendo bene. Hanno un vantaggio, come dicevo poco fa, mi ripeto, nel senso che è una squadra che non ha nulla da perdere, che è un ambiente tra virgolette tranquillo, nel senso che comunque diciamo l'obiettivo che si pongono ogni anno non sono obiettivi promozione o altro, quindi è ovvio che quest'anno stanno facendo un grande campionato, sono in grandissima fiducia, non hanno nulla da perdere, stanno giocando bene e quindi è molto complicato affrontarlo, e lo sappiamo bene, lo sa bene la stessa Cavese che ha avuto modo di vedere di che pasta sono fatti.
e anche noi all'andata. È una squadra forte, difficile da affrontare, però affronta comunque una Nocerina che reduce da un girone di ritorno. Adesso siamo al rush finale, che ovviamente è un girone di ritorno da promozione, no? Ne abbiamo parlato più spesso anch'io durante le varie dirette della settimana. Quindi è una bella partita per chi non tifa né la Nocerina né il Cassino. Credo che questa domenica si divertirà. Eh sì. Allora, prima di andare a vedere anche le grafiche della Nocerina, ovviamente poi il prossimo turno, volevo ricordare che c'è l'iniziativa per chi fosse interessato per acquistare le sciarpe che avete visto nelle scorse settimane, eccole qui, al collo di molti tifosi. È possibile acquistare queste sciarpe all'esterno del San Francesco, anche presso varie attività, se non sbaglio punti SNAI, forse con una cella superiore e una cella inferiore, non ricordo bene, che le hanno, e qualsiasi tifoso può avere questa sciarpa. Non sono sciarpe esclusive, non penso che siano edizioni limitate, sono sciarpe appunto che vengono vendute all'esterno dello stadio, ovviamente per iniziativa dei tifosi stessi, quindi nulla di esclusivo, nulla di limitato, ecco. Quindi per chi volesse domenica penso che siano in vendita anche fuori allo stadio. Allora, direi di andare a vedere adesso, ovviamente mentre parliamo del Cassino, ovviamente il cammino della Nocerina, non leggiamo le partite perché le conosciamo bene, ovviamente abbiamo visto i 9 pareggi e i 3 le 9 vittorie e 3 pareggi, pardon, che poi in campionato abbiamo fatti 11, quello è un altro discorso. 39 gol fatti, uno dei migliori attacchi, siamo il quarto migliore attacco, però 24 gol subiti, e questo ci rende la sesta miglior difesa del campionato. Già sappiamo 4 sconfitte, così come la Cavese, però quello che ci penalizza a noi è che abbiamo fatto 5 vittorie in meno della Cavese, ovviamente 11 pareggi, quindi è 14 vittorie. Però c'è da dire che questo giro di ritorno abbiamo fatto 30 punti e rischiamo di fare addirittura, penso che non riusciremo a fare il doppio, però rischiamo di fare addirittura il doppio dei punti fatti nel giro d'andata se continuiamo così. Andiamo a vedere allora come potrebbe giocare Nocerina, ecco perché voglio vedere la formazione, la commentiamo insieme. Nocerina in mega emergenza, perché sicuramente verrà detto sabato durante la conferenza stampa, potrebbero non recuperare al 100% Crasta e Cardella per infortunio. Crasta potrebbe averne addirittura fino alla dopo la trasferta col Sarrabus, mentre Cardella potrebbe partire dalla panchina. Allora noi abbiamo pensato che Nocerina potrebbe giocare con Fantoni tre pali, Mariano e Dorado sulle fasce. Al posto di Dorado potete anche mettere Esposito, fate voi. I due centrali saranno Mazzai e Pinna, centrocampo con Cidrella, Vecchione e Calotenuto, e l'attacco sarà Liurni, Rossi e Gaetani, probabilmente quello che abbiamo visto con la Romana nel secondo tempo, negli ultimi minuti del secondo tempo. Cosa ne pensate voi tre? Chiedo prima a Marco, per Felice e poi a Peppe, uno alla volta. Vabbè, per l'indisponibilità Cardella, vabbè, dopo la partita il mister era un po' quasi sicuro che poteva giocare, ma mi sentivo che forse è in dubbio per domenica. Le alternative avanti, io giocherei Guida, Gaetani, Liurni, i tre avanti. Tu hai messo Rossi, giusto? Sì, Rossi per la questione del... Vabbè, giocherei così e con in difesa con Dorado, Fantoni in porta, Dorado, Mariani, e Citarella, gli under sarebbero Citarella, Dorado, Mariani e Fantoni. E a centrocampo, vabbè, come hai messo Turinetti e Carotenuto, e i centrali difensivi, Mazzeo, Pinna. Solo avanti metterei Liurni, Guida, Gaetane, se non gioca Cardella. Inizierei con i tre over, non con Rossi inizialmente, come la vedo io. Poi logicamente diciamo sempre, lo dico sempre in tutte le puntate, l'allenatore
vede i giocatori giorno giorno, minuto minuto, perciò sa lui le migliori condizioni. Quello che possiamo posso dire io è una teoria di formazione, così la farei se non giocasse Cardella. Poi l'allenatore li vede tutta la settimana e sa meglio lui, potrebbe giocare pure il ragazzo il 2005 Catalè davanti, per dirti. Perciò se ritiene opportuno, logicamente il mister sa meglio di tutti col suo staff chi mettere inizialmente. Questa è. Volevo un'altra cosa su Cassino, al di là della partita di domenica la potremmo incontrare pure i playoff, logicamente, esatto. La dobbiamo studiare bene, perciò la potremmo incontrare una delle due partite o non la potremmo incontrare, però la potremmo, esatto, incontrare pure i playoff. Quest'anno, la seconda volta in stagione, ci saranno anche i tifosi ospiti, circa 300 dovrebbero arrivare. No, quindi... allora sarà ancora più bello veramente vedere i tifosi ospiti, anzi così numerosi, 300, sarà ancora più affascinante il San Francesco. Eh sì. Invece Felice, tu cosa cambieresti dalla probabile formazione che abbiamo fatto vedere? Ovviamente poi no, mi accodo al discorso di Marco e dico, come ha detto lui, che alla fine queste scelte, diciamo, che stiamo facendo qui in trasmissione sono un po' una simulazione o comunque un'ipotesi, diciamo. Però poi indubbiamente c'è l'allenatore che li vede, che li valuta, che incostata le varie situazioni, le varie scelte, e decide poi l'11 finale. Non mi sento di fare particolari cambiamenti, anche perché al di là di chi scenda in campo, di come, per me l'importante è che riescano a trovare una quadra giusta, facciamo un bel calcio, ma soprattutto vinciamo, perché poi alla fine l'obiettivo, come abbiamo detto e ripetuto più volte anche in questa puntata, e arrivare alla fine dei 90 minuti più eventuale recupero con i 3 punti in tasca. Quindi poco cambia chi gioca e chi no, il succo deve essere lo stesso, quindi anche cambiando l'ordine degli addendi il risultato deve essere i 3 punti. Eh sì, tra l'altro Peppe Di Lauro, gli infortuni non smettono di farci dare la nocerina, stavamo dicendo probabilmente Crasta non ce la farà recuperare nemmeno per la trasferta di Uri, mentre Cardella dovrebbe partire dalla panchina. Beh, diciamo che ovviamente l'assenza pesante è quella che riguarda l'attacco, perché stiamo parlando di uno che da quando è arrivato, Nocerina, aveva problemi anche a segnare, a finalizzare, e con chi c'era prima, Piccioni, Parravicini, quindi ovviamente il suo arrivo ha portato punti pesanti, che poi era uno dei problemi principali, uno dei, diciamo, dei tanti problemi che c'erano a livello tattico e tecnico. Quindi ovviamente l'assenza più pesante è quella, non me ne voglia ovviamente Crassa, e tra l'altro è pure cresciuto in questo girone di ritorno, alla fine un po' come tutta la squadra. Quindi quello credo che sia l'assenza più pesante. Mi trovo d'accordo con Marco sulla formazione, anche perché da quella che avete inserito mi sembra che ci fossero 5 under, quindi è probabile, sì, che potrebbe anche partire Guida dall'inizio, quindi magari formare un tridente completamente offensivo, però vediamo un attimino. Anche non credo che un intervento, la settimana scorsa pure l'ho indovinata la formazione, sei andato a rivedere, ho indovinato. Hai qualche cimice all'interno degli spogliatori? Nella diretta leggendo le informazioni, dissi Marco Botta l'ha indovinata giovedì, mercoledì. Grazie. Allora siamo tifosi. Beh, no, infatti stavo così concludendo. Siamo tifosi, però principalmente sono amante del calcio, mi piace a guardare non solo da tifoso, ma pure a guardare le squadre avversarie, come, e allora uno piace il calcio, allora poi ripeto, una settimana la vede l'allenatore, però nella filosofia dei giocatori, nelle scacchiere, penso
di capire un poco. Vabbè, è una battuta. Sì, no, infatti dicevo, tra l'altro, stavo dicendo, poi magari lo chiederemo al mister, però lo chiediamo a microfoni spenti, perché poi siamo sempre una testata giornalistica, è vero, però che si chiama Nocerina Live, è ovvio che la domanda sull'andarci a far spoilerare la formazione poi non la andiamo a scrivere, diciamo che con questo lo possiamo dire, no Mariano, non credo che ci possano arrestare, diciamo che negli anni qualche volta, soprattutto nelle partite più importanti, magari la probabile formazione, qualche nome falso per un pochettino l'abbiamo sempre dato, per un attimino, per non dare margine agli avversari. Ora diranno, però adesso ci ascoltano e quindi non si prenderanno sul serio, però magari domani diamo poi, cioè quando è poi sabato, diamo la formazione esatta, però pensano che non sia quella esatta, quindi abbiamo creato negli anni questa cosa qua con i vari allenatori che ci sono stati, quindi purtroppo sono pur sempre una testata che si chiama Nocerina Live, tra l'altro lo slogan societario di inizio anno io l'ho fatto tesoro quest'anno, uniti possiamo tutto, quindi cercato di andare verso quella direzione. Ci sono anche contesti in cui i dirigenti ti chiedono di sviare, quindi anche sul calciomercato, che secondo me è una cosa proprio penalizzante, però vabbè, non voglio aprire polemiche ovviamente. Vabbè, non c'è, fa parte del gioco delle parti. Allora, siamo veramente in chiusura. Peppino, prima di andare a vedere il prossimo turno, se puoi mettere il banner del numero di telefono per promuovere la propria attività durante... Grazie mille. Per promuovere la propria attività durante questa stagione noi ci iniziamo live, mancano solo 6 puntate, quindi affrettatevi, facciamo attivo delle vendite, no scherzo, ovviamente se volete appunto anche voi ospitarci per queste ultime puntate potete chiamarci al 392 4632 539, noi giovedì ovviamente saremo già in diretta in una delle attività che ci ha chiamati nelle scorse settimane. Questa sera abbiamo deciso invece di farla da casa, voi per un po' per gli impegni nostri, voi un po' per gli impegni nostri, anche perché è passata Pasqua, quindi va bene così. E allora andiamo a vedere velocemente il prossimo turno. C'è Matteo Manzo che dice: giocherei con Liurni falso 9 con Guido Rossi, sì, più o meno come aveva detto sia Marco che Peppe di Laura. Allora andiamo a vedere il prossimo turno: Sarrabus Cavese, Budoni Cinzia, Flaminia San Marzano, Gladiator Romana, Ischia Atletico Uri, Nocerina Cassino, Nuova Florida Boreale, Ostia Mare Anzio, Trastevere Latte Dolce. Solito giochino, ragazzi. Non gioca la Nocerina domenica. Mettiamo che non giochi la Nocerina domenica. Quale partita andresti a vedere? Chiedo ovviamente sempre prima a Marco, poi a Felice e poi a Peppe. No, a questo punto del campionato, lo so, è una domanda scontata. Non andrei a vedere nessuna. Vabbè, Sarrabus Cavese, vogliamo dire, proprio perché mi fai la domanda, non devo essere scostumato. Ma Sarrabus Cavese, vabbè, il Gladiator pure una bella partita. Queste, ma a questo punto ti dico, vedo solo la nostra, perché domenica se vinciamo diamo una grossa fetta sul secondo posto, una grossa come penso io, perciò vedrei solo la nostra, le altre sono tutte quasi, vabbè, ho detto Sarrabus Cavese perché penso che sarà una bella partita, il Gladiator, poi altre, niente, non mi dicono niente, personalmente. Felice, tu invece? Nell'utopico caso non esistesse la Nocerina, andrei a guardare il San Marzano, ma più che altro per un'amicizia che c'è tra le due tifoserie, anche per una simpatia che provo nei confronti della compagine blaugrana quasi confinante. No, io non so, in pratica sono un pochettino di parte per questo finale, perché io andrei sempre a Ischia per andarmi a fare una passeggiata, quindi sono troppo di parte qua. Oramai dal 1 aprile al 1 settembre tu ti metti di casa a Ischia, quindi anche ottobre. Anche ottobre, quindi figurati. Tanto ne approfitto anche per fare gli auguri a Peppe Davino, l'ho visto, eccolo là, quindi tantissimi auguri, amico. Io gli stavo facendo la domanda. Auguri. Perché appunto, Peppino, buon compleanno, prima di tutto. Grazie. Se non ci fossi tu questa sera probabilmente avremmo fatto piattini live e non Nocerinissima live. E ti chiedo anche a te quale partita guarderesti.
Io anche se gioca il Napoli domenica, quindi diciamo non gioca la Nocina, guarderesti il Napoli, a parte il Napoli. No, la Gladiator, perché poi adesso dobbiamo vedere per confermare il secondo posto, alla fine il Gladiator con la Roma. È dello stesso avviso tu anche il nostro amico Antonio Pepe, che dice, a parte farti gli auguri anche lui nei commenti, dice Gladiator Romana guarderebbe anche lui. Allora, io direi che siamo veramente in chiusura. Allora voglio ringraziare, visto che siamo tutti quanti qui per questa chiusura finale, ovviamente il nostro sponsor che è Magma Sport, che ci veste anche quest'anno, ci veste quest'anno e speriamo anche negli anni a venire. Ringrazio ovviamente Peppe Davino dalla regia e per i contenuti questa sera. Ringrazio in ordine di presentazione inizio Marco Botta, che è stato nostro ospite anche questo giovedì da casa. Grazie Marco, ovviamente l'appuntamento è a giovedì per la prossima puntata di Nocerinissima. Grazie a voi, buon compleanno a Peppino che non ho dato, volevo dire la Pasqua è passata, volevo dare gli auguri di Pasqua a tutti i tifosi Molossi e tutti gli sportivi che ci seguono, e ripeto, grazie sempre a voi Nocerina Live, un abbraccio a tutti. Grazie ovviamente a te per aver accettato i nostri continui inviti. Grazie ovviamente anche a Felice Vicidomini, che è l'ospite fisso del lunedì. Questa oggi l'abbiamo spostato allo giovedì, abbiamo fatto un po' di mashup. Grazie mille Felice per averci fatto compagnia. Grazie mille a voi e tantissimi auguri a Giuseppe. Grazie Felice. E ovviamente oltre a Forza Molossi anche Forza Casale del Puzzo, che è la seconda sempre. Ovviamente. Grazie Peppe Di Lauro per averci raggiunto in chiusura di puntata questa sera. Grazie, grazie a voi. Un abbraccio. Quindi hai recuperato pure Caffè Rosso Nero. Deve essere. Infatti, per la gioia dell'editore. Ragazzi, vi lascio 30 secondi prima che devo andare a prendere una compressa. Siamo i saluti, non ti preoccupare. L'appuntamento con Nocerinissima Live per la 28ª puntata. Vabbè, Peppe se n'è andato, va bene così. Per la 28ª puntata è a giovedì prossimo. Noi ci vediamo con Nocina Live, ci vediamo domenica e anche sabato per la conferenza stampa. Domenica con la partita, lunedì con la Nocina Siamo Noi, sarà Felice, saranno tanti ospiti. Noi ci vediamo giovedì con Nocinissima Live. Ovviamente io direi dito puntato, ma Marco c'ha la maglia in mano, quindi Marco può essere libero di puntare la maglia. Dito puntato, buonasera e come sempre solo Forza Molossi! Forza Molossi! Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392 4632 539.